La superiorità delle navi dei Veneti è in primo luogo legata alla struttura e ai materiali. Le carene erano più piatte per affrontare più facilmente i bassi fondi e il riflusso della marea. Le prue e le poppe erano molto alte per contrastare la grandezza dei flutti e delle burrasche. Erano costruite interamente in legno di quercia per resistere a qualsiasi sforzo e colpo. Le ancore erano assicurate a catene di ferro invece che a funi. Invece delle vele, i Veneti usavano pelli e strisce sottili di cuoio. Infatti non avevano il lino e non sapevano neanche usarlo. In sostanza, le loro navi erano più adatte e meglio costruite, data la natura del luogo e la violenza delle tempeste. Le navi dei Romani non potevano danneggiarle con il rostro in alcun modo, tanta era la loro solidità, e non era facile, per l'altezza, farvi entrare un'arma di getto, e per quel motivo meno facilmente potevano essere trattenute dagli arpioni. Non solo, resistevano più facilmente alla tempesta e con maggior sicurezza si arrestavano nei bassi fondi e, lasciate in secco dalla marea, non temevano affatto sassi e pietre, mentre le nostre navi dovevano temere il verificarsi di tutti questi eventi.